Carissimi telespettatori, benvenuti e ben ritrovati. È giunto anche il mese di dicembre. Secondo me siete ancora in tempo per scrivere una bella letterina a Babbo Natale e approfittare degli spunti che vi daremo con questa puntata. Sarebbe del resto bellissimo trovare sotto l'albero di Natale magari le chiavi di una Subaru Forester in versione ibrida, no? O anche magari di una DS Crossback. Fantasticare è sempre bellissimo e tra l'altro non costa niente. Queste sono le prime vetture protagoniste dei nostri primi servizi di oggi, ma saranno tantissime le informazioni, tantissimi gli argomenti di cui andremo a parlare. Mi raccomando quindi, perché è iniziato il momento per cominciare questo viaggio assieme. Solo dettagli, perché a furor di popolo esteticamente la Subaru Forester e-Boxer non doveva essere cambiata. Così la prima auto elettrizzata della casa delle Pleiadi si riconosce per il badge e-Boxer applicato su coda e montanti. I più attenti noteranno che davanti cambiano le prese d'aria laterali, mentre nel giro ruota ci sono protezioni in plastica nera più spigolose. Dietro invece i fari mostrano una forma a C, mentre una barra in nero lucido taglia orizzontalmente il portellone. Originale è invece la via seguita dagli ingegneri Subaru per sviluppare la loro prima ibrida soft, che combina l'energia dell'elettrico con il motore a iniezione diretta da 2 litri per adattarsi alle diverse condizioni di guida, tagliando consumi e CO2 di oltre il 10%. Di fatto l'e-boxer nasce con una propulsione completamente rinnovata di un motore naturalmente termico 4 cilindri boxer, che è un po' la caratteristica del nostro brand, unita a un simmetrico wheel drive che non c'è bisogno naturalmente di entrare nel dettaglio perché è conosciutissimo, perché le nostre vetture sono vetture conosciute soprattutto per essere macchine che vanno dovunque e in qualsiasi condizione. E a questo però viene aggiunto appunto un motore elettrico molto compatto, posizionato all'interno del cambio di Neatronic, che unito naturalmente a quello che è la propulsione che arriva dal motore termico, fa sì che tutte le caratteristiche appunto dinamiche non vengono assolutamente modificate. Questo è un po', se vogliamo, l'uovo di Colombo per quanto riguarda la trazione della nostra vettura, però di fatto abbiamo un prodotto completamente inusuale nel mercato e quindi per questo motivo pensiamo che casa madre abbia raggiunto l'obiettivo, il suo obiettivo, quello appunto di avere un prodotto unico. Sicurezza ovviamente al top, con l'obiettivo dichiarato da Subaru di neutralizzare gli incidenti mortali entro il 2030. Continua l'evoluzione dell'EyeSight, il sistema che con 2 telecamere e un software sempre più sensibile monitora tutto quanto succede davanti alla Forester e-Boxer e interviene. E poi il riconoscimento facciale, che segnala quando è opportuno prendersi una pausa. E poi la telecamera, che arresta l'auto se dietro, mentre si fa retromarcia, c'è un ostacolo o una persona. Ancora le 2 telecamere che vigilano sull'angolo cieco. Insomma, una SUV con motore 4 cilindri contrapposti e propulsore elettrico per una potenza combinata di 150 cavalli, luce da terra di 22 cm, lunga 463 cm, larga 182 cm, alta 173 e con 480 litri di spazio per i bagagli. Una trazione integrale facile da guidare, sicura, confortevole e spaziosa. Un modello per intenditori che nel prossimo anno sarà consegnato in circa 700 unità. Prezzi a partire da 35.500 euro fino a 43.000 euro. Volete davvero un SUV in grado di distinguervi, che non si confonda con gli altri, che si distingua dalla massa, che sia pensato per le persone che amano vivere la vita con classe? Beh, io personalmente non ho dubbi. DS7 Crossback, un concentrato di design e di classe francese. Oggi proveremo la versione di questo SUV medio-grande, del resto le misure parlano di 4,60 m, con la motorizzazione 2000 Blue HDI, parliamo quindi di diesel da 177 cavalli, con cambio automatico e AT8. Dicevo, classe e distinzione, ne volete un esempio? Bene, guardate questo gruppo ottico.
Ecco, un effetto scenografico davvero di grande impatto quando accendete la vostra vettura, ma non è naturalmente solo questo. Si tratta del DS Active LED Vision, è un faro intelligente. Questi tre moduli rotanti assieme alla luce principale permettono sei modalità di illuminazione per rendere più sicura naturalmente la nostra guida in diverse condizioni, quando incontriamo una vettura con i fari abbaglianti o in condizioni di scarsa visibilità o nelle curve. In sostanza, dei fari intelligenti che rendono ulteriormente sicura questo SUV. Anche sul posteriore un assaggio di design che troveremo poi sviluppato in maniera più ampia nell'interno. Questi fari appunto posteriori, questa firma luminosa con dei LED diamantati, davvero unici nel suo genere e di grande impatto visivo. A questo punto benvenuti nel mio salotto, accomodatevi pure. Qui troviamo veramente tanta qualità, a partire dalle pelli pregiatissime, dai materiali, ma anche dall'attenzione per il design. Pensate che ogni piccolo particolare, ogni dettaglio richiama il logo stilizzato DS. Ma non è solo una questione di qualità di materiale, ma anche di assemblaggio, di fattura, di confezione artigianale. Quello che pretenderemmo in sostanza quando vogliamo farci fare un abito su misura. Tutto questo aspetto estetico naturalmente non è a discapito della comodità, perché gli spazi sono davvero agevoli sia davanti che dietro per gli occupanti, ma non solo, ma anche per i bagagli, perché il bagagliaio conta 550 litri che arrivano fino a 1752 abbattendo il divanetto posteriore. Abbiamo detto tanto design, tanta qualità, ma non manca anche l'aspetto tecnologico e ce lo suggerisce subito il quadro strumenti, completamente digitale, quindi personalizzabile, ci si può divertire in diversi modi e non solo, ma anche questo touch frontale davvero grande. Parliamo di 12 pollici, molto intuitivo e molto comodo. Bene, eccoci a bordo di DS7 Crossback. Ricordiamo la motorizzazione 2000 Blue HDI, quindi parliamo di diesel da 177 cavalli. Una motorizzazione che rende assolutamente brillante l'handling di questa vettura, nonostante il peso superiamo i 1500 kg. Io volevo invece richiamare all'attenzione tre aspetti fondamentali che riguardano la tecnologia, perché DS7 Crossback è altamente tecnologica e sono tre aspetti che rendono ancora più confortevole e, se vogliamo, sicura anche la guida. Partiamo dall'ammortizzazione. L'ammortizzazione variabile multimodale. Che cosa significa? In sostanza al sistema vengono forniti dei dati che riguardano, dei dati reali naturalmente, che riguardano la velocità, l'accelerazione, l'angolo di sterzata, uniti anche a dei dati che giungono da una telecamera posta sulla parabrezza in grado di monitorare fino a 20 metri le condizioni del manto stradale. Questo permette di preallertare quindi il sistema, le ammortizzazioni, che risponderanno in maniera assolutamente efficace e idonea e in tempo reale a quello che è appunto l'asperità del terreno. Quindi potete immaginare il comfort di guida che si ha su questa vettura. Un altro aspetto fondamentale è la scocca, irrigidita grazie a una tecnologia di saldatura a caldo molto particolare degli acciai, e questo permette anche in questo caso di avere un handling, un cambio di direzione, anche in velocità un po' più sostenute, davvero, davvero maggiorate. In ultima analisi anche la possibilità di avere due modalità di utilizzo del volante, dello sterzo, che può essere più morbido nella modalità normal, naturalmente indicato per la città, per le situazioni di manovre eccetera eccetera, e invece più rigido nella modalità sport, che permette di sfruttare appieno anche le qualità sportive di questa vettura. Riassumendo, abbiamo detto questa vettura davvero uno scrigno di design, di materiali davvero di lusso, di grande classe, di grande manifattura, ma anche tanta tecnologia al suo interno, tanta elettronica. Però un altro aspetto che non guasta va sottolineato in conclusione di questo test è quale? I consumi sono davvero parsimoniosi. Siamo riusciti a mantenerci su un consumo medio di 17 km litro e, considerato la cilindrata ma anche i cavalli di questa vettura, è davvero un ottimo risultato. In conclusione, il prezzo. Si parte da 37.850 euro per questa versione, ma credetemi, non sono molti in considerazione della qualità che esprime questa vettura. Yeah.
Anche la casa automobilistica Opel ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della propulsione elettrica. Il nostro ospite in studio ci racconterà la strategia del marchio sulla mobilità del futuro. Oggi in studio abbiamo il piacere di avere Opel Corsa, insomma un pezzo da 90, una vettura che ha fatto la storia, lo possiamo tranquillamente dire, ma sicuramente best seller in casa Opel, in casa del marchio tedesco. E questa vettura ci dà anche l'occasione di parlare di altri spunti, di altri argomenti che riguardano il marchio, e lo facciamo molto volentieri con Stefano Virgilio, responsabile della comunicazione di Opel Italia. Grazie Stefano di essere tornato nei nostri studi. Grazie dell'invito, sempre un piacere. Insomma, l'argomento è di quelli pesanti che contano, perché era attesa questa sesta generazione di una vettura che ha significato molto per voi. E lo spunto è quello di successo, quindi di aprire, magari parlando anche di mercato, visto che il mercato insomma zoppica in alcuni casi, è un po' difficile, però per voi mi sembra che le cose stiano andando bene. Poi con questo nuovo lancio probabilmente andranno ancora meglio. Sì, Opel va molto molto bene da più punti di vista, sia dal punto di vista della quota di mercato, quindi questo significa che i clienti italiani oltre che europei ci apprezzano sempre di più, perché sempre di più vanno a comprare Opel, gli piacciono i nostri prodotti. Dall'altra parte, dal punto di vista economico finanziario, perché abbiamo fatto un 2018 record dal punto di vista dei profitti, e il 2019 prosegue su una linea estremamente positiva. Bene, e adesso entriamo nel vivo del nostro discorso. Opel Corsa, quando si bisogna rimettere in mano una vettura di così di successo, ci sono i vantaggi e non dico gli svantaggi, ma insomma quel terreno delicato, bisogna difendere il passato e guardare verso il futuro. Come avete pensato, qual è stata la strategia nella trasformazione, nell'innovazione di questa Corsa? Toccheremo un po' tutti i punti di vista, quello estetico, quello tecnologico e via dicendo. È un brand nel brand, cioè Opel Corsa è un brand tanto forte quanto quello di Opel, e ha sempre rappresentato la mobilità con una grande versatilità, con la funzionalità tipica di Opel, l'accessibilità economica e da tanti altri punti di vista. Ecco, accessibilità economica, questo secondo me è un punto chiave, perché voi sicuramente avete fatto stare all'interno di questo concetto di accessibilità tanta tecnologia all'interno. Quanta ne troviamo in questa corsa? È nel nostro DNA, nel DNA di Opel, quello di portare delle tecnologie prima disponibili soltanto a prezzi altissimi, invece a un pubblico molto più vasto. L'esempio su corsa è quello che portiamo, i fari a matrice di LED. Sono qualcosa che, un sistema di illuminazione che non ha niente a che vedere con tutto quello che c'è stato in passato. E questa è solo una delle tecnologie che portiamo su corsa, ma ce ne sono moltissime altre. Portiamo finalmente una tecnologia prima disponibile soltanto a prezzi altissimi, la rendiamo accessibile a tutti. Questo è un esempio, però l'argomento principe quando si parla di vetture ultimamente è quello legato alla guida semi-autonoma e tutti questi dispositivi. A che livello siamo con Corsa? Corsa ha così tanti sistemi di assistenza alla guida e altri ne stanno per arrivare. Per esempio una telecamera frontale che è in grado di leggere segnali stradali e riportarli nel cruscotto, in modo tale che il guidatore sappia sempre qual è il limite di velocità in quel tratto di strada. Però la stessa telecamera riconosce le vetture e i pedoni davanti a sé e attiva una frenata automatica d'emergenza nel caso in cui ci sia la possibilità di un impatto. Tutto questo è standard su tutte le corsa, cioè il sistema che aiuta a correggere attivamente lo sterzo se sto andando fuori dalla mia corsia. Ci sono veramente tantissimi sistemi e avremo bisogno di molto tempo per descriverli tutti, però la nuova sesta generazione di corsa è un concentrato di nuove tecnologie accessibili a tutti finalmente. Hai portato qua in studio un modello con questa colorazione rossa che ci è piaciuta molto, abbiamo avuto modo di apprezzarla, e che esalta anche una linea che qualcuno ha definito anche sportiva, aggressiva e via dicendo. Io personalmente la trovo elegante, forse la verità sta nel mezzo.
La vettura ha più o meno la stessa lunghezza e la stessa larghezza della generazione precedente, però avendola abbassata ha una linea molto più sportiva, cambiano le proporzioni e la rendono molto più accattivante anche per il pubblico giovane. Quindi la nuova generazione di corsa mantiene tutto quello che ha promesso sin dal 1982 in termini di funzionalità, versatilità, però in una linea ancora più accattivante e più moderna. Il lancio in Italia è avvenuto da poco, se non sbaglio, alla fine del mese di novembre, giusto? Giusto. Perfetto. Con quale motorizzazione? Poi non svelarmi subito la novità grande, che ne parliamo dopo. Abbiamo, naturalmente, la vettura è completamente nuova, una piattaforma nuova, e portiamo dei motori benzina e diesel. Il benzina sono dei 1.200-3 cilindri da 75 fino a 130 cavalli, il diesel è un 1.500 da 102 cavalli, e su questi motori è possibile avere sia i cambi manuali che i cambi automatici. In particolare c'è un automatico 8 marce, di nuovo tecnologia su un automatico 8 marce su un segmento B, che è secondo me eclatante. Un cambio molto fluido che ha bassi attriti, quindi aiuta a ridurre i consumi. Tutti i motori di corsa sono omologati per la normativa Euro 6D, quindi quella che ancora deve venire, estremamente moderni, e poi c'è la chicca che magari svegliamo dopo. No, svegliamola subito, ci sta. Perché, accanto ai motori benzina e diesel, che sono estremamente moderni, brillanti e con consumi estremamente ridotti, su questa piattaforma, che è molto speciale, è possibile anche montare dei motori elettrici con batterie. Quindi la nuova corsa, la sesta generazione di corsa, oltre che avere motori benzina, diesel, è anche 100% elettrica. Cambia esteticamente la versione elettrica? No, il nostro approccio da questo punto di vista forse è un po' diverso rispetto a quello di altri concorrenti sul mercato, nel senso che non abbiamo fatto una versione specifica, un modello specifico elettrico diverso dagli altri. La Corsa E, la corsa elettrica, è una versione, una motorizzazione come le altre. Ti faccio una domanda, ma ti richiedo la massima onestà. È la versione elettrica veramente fruibile in tranquillità, mi riferisco all'autonomia, alla velocità di ricarica e via dicendo, o siamo ancora nel campo, tra virgolette, sperimentale? I clienti hanno il dubbio sull'autonomia, forse le vetture elettriche hanno un'autonomia bassa. Opel Corsa elettrica ha 337 km di autonomia, secondo il ciclo WLTP, quindi quello di guida reale. Poi è facile da ricaricare. Da questo punto di vista noi ci poniamo, stiamo finalizzando un accordo con Enel X per fornire al cliente anche l'installazione della wall box a casa, tutto compreso nel costo della vettura. Terzo, nella testa dei clienti c'è l'idea che le vetture elettriche costino moltissimo. Abbiamo fatto dei conti, alla fine del mese, quando si va a verificare qual è il reale costo di utilizzo della vettura, una corsa elettrica costa tanto quanto una corsa a benzina o una corsa diesel. Beh, a questo punto hai parlato di accessibilità, di costi, c'è un po' stuzzicato la curiosità. Di che prezzi parliamo, visto che ormai è dai concessionari la vettura? La Opel Corsa parte con un'attività promozionale, con una campagna promozionale fino al 31 dicembre dal 12.550 euro. Quindi un prezzo estremamente accessibile. Tra l'altro si tratta di una vettura da 75 cavalli con il motore 1.200 che è guidabile anche da neopatentati. E per i neopatentati, che devono guidare per un anno una vettura a bassa potenza, abbiamo pensato a una campagna speciale per cui per un anno gli noleggiamo la vettura e dopo un anno ce la riprendiamo e lui può passare a una vettura con un motore più potente. Bene Stefano, io ti ringrazio per averci fatto conoscere Opel Corsa, un primo approccio. Naturalmente noi di Safe Drive approfondiremo il discorso dal punto di vista tecnologico e via dicendo con i nostri servizi. Quindi grazie a Stefano Virgilio. Grazie tante a voi dell'invito. Un saluto anche da parte mia e continuiamo con la trasmissione. È ora giunto il momento di conoscere il fortunato fan di Safe Drive che avrà l'opportunità di testare per noi la nuova Honda CR-V in versione ibrida. La nostra redazione ha selezionato per la rubrica Tester per un giorno di questo mese Ciro Buono. Viene da Varese e di professione fa l'attore.
Dunque siamo davvero curiosi di vedere la sua prova sui nostri schermi la prossima settimana. Ricordiamo che il test di giro sarà caricato anche all'interno del magazine Fuori Giri della pagina motori di ilgiornale.it e sul sito di Pneus News. Ma non è tutto, il nostro tester per un giorno firmerà anche un articolo che sarà pubblicato sul portale pitstopadvisor.com. Siete invidiosi? Non c'è motivo. Anche voi potete diventare tester per un giorno. È facilissimo. Se non lo avete già fatto, compilate il forum nell'apposita sezione sul sito www.safe-drive.it. Sarete ricontattati dalla nostra redazione e, con un po' di fortuna, anche selezionati. Nel frattempo facciamo i nostri complimenti a Ciro Buono e in bocca al lupo per il suo test. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per dare il via alla seconda parte della puntata 555. Dopo lo spazio riservato alle news, e che news oserei dire, ci concentreremo su Renault Zoe, la piccola compatta a zero emissioni della casa francese che, più performante di prima, oggi si rivela anche una vettura assolutamente emozionante. Passeremo poi ai servizi dell'azienda Coyote che, grazie all'app disponibile sugli smartphone, risulta più comoda e facile da utilizzare. Tutti i dettagli nei nostri servizi. Arriverà tra qualche mese la nuova Land Rover Defender, erede di una delle mitiche 4x4 dalla produzione più longeva. Dopo l'attenzione che ha attirato alla presentazione ufficiale al Salone di Francoforte, sono state diffuse le prime notizie sulla sua commercializzazione in Italia. Sarà disponibile in due versioni, la 90, tre porte a passo corto, e la 110, cinque porte a passo lungo. I prezzi oscilleranno tra i 50.000 e i 100.000 euro, mentre la gamma motori coprirà potenze dai 200 ai 400 cavalli, con alimentazioni benzina, diesel o ibrido plug-in. L'edizione Lancio è, come di consueto, molto ricca di dotazioni, che per lo più riguardano la guida nel fuoristrada e una sofisticata serie di dispositivi di aiuto alla guida. Il configuratore sul sito ufficiale Land Rover è già online. Per scoprire dotazioni e prezzi, basta qualche clic e la vostra Defender del futuro prenderà forma. Sette anni fa, quando è nata Zoe, avevamo una lunga strada davanti, ma non ci importava. Ora possiamo percorrerla senza guardarci indietro. Godere dei paesaggi incontaminati, ascoltare la forza del silenzio, sentire la poesia suggestiva delle stagioni, immergerci nei colori del cielo e delle nuvole, vivere e volare con la nostra immaginazione. 395 km di autonomia per fare il giro di tutte le nostre emozioni. Viaggiare per viaggiare, scoprire, camminare veloce alla conquista del mondo con un motore potenziato di 100 kW per salire e scendere tutte le colline e montagne che troviamo sul nostro cammino. Rilassarci con le luci della città all'orizzonte, guidando senza più freni in perfetta armonia con la nuova modalità B-Mode, usando un solo pedale per vivere il traffico con più serenità. Ma il viaggio è curiosità e non finisce mai. Basta il tempo di un caffè per ricaricare la nostra Zoe in corrente continua a 50 kW e ripartire alla scoperta di nuovi orizzonti. Senza più pensieri possiamo finalmente vagare e perderci nella natura guidati dal nuovissimo sistema multimediale EasyLink con schermo tattile da 9,3 pollici per allargare la nostra visione del mondo e rilassarci in un touch. Il viaggio non è ancora finito. L'app My Renault permette di programmare nuovi itinerari in anticipo, weekend e gite fuori città, come se fosse il nostro personal coach. Nuova Renault Zoe, emozioni on the road. La sicurezza dei nostri viaggi non passa più solamente da una meccanica efficiente, da una corretta manutenzione e nemmeno dai moderni sistemi di guida semi-autonoma.
Oggi alla voce assistenza alla guida dobbiamo inserire anche quei dispositivi e servizi in grado di tenerci sempre aggiornati sulle condizioni del nostro percorso, sotto tutti i punti di vista. Insomma, quello che conta è essere informati su tutto e il più velocemente possibile, meglio se in tempo reale. E chi può fornirci in modo estremamente capillare questo tipo di informazioni, se non gli automobilisti stessi, coloro che sulla strada ci stanno viaggiando? E questa è l'intuizione di Coyote, il servizio di assistenza alla guida con 15 anni di esperienza alle spalle, che si basa su una community estremamente capillare di utenti che interagiscono tra di loro fornendo un servizio di informazione immediato ed estremamente affidabile. Stiamo parlando di qualcosa come 5 milioni di utenti che, scambiandosi oltre 12 milioni di informazioni ogni mese, danno fino a 13 allerte al secondo, la possibilità di intraprendere un viaggio più sereno e di ridurre i rischi di incidenti o contravvenzioni. Il servizio è in grado di segnalare in tempo reale limiti di velocità, autovelox fissi e mobili, telecamere semaforiche, tratte tutor, zone rischio, traffico, incidenti e pericoli lungo il percorso. Il tutto passa attraverso dei device oppure attraverso app, sia per Apple che per Android, messi a disposizione da Coyote in base alle diverse esigenze. Segnaliamo inoltre che l'applicazione Coyote è compatibile con Apple CarPlay e Mirror Link per una migliore fruizione del servizio nel sistema multimediale della vettura. Quello che non cambia invece è il principio di una grafica estremamente chiara e intuitiva con la quale è facile interagire. Per esempio, veniamo allertati quando siamo in prossimità di un tratto controllato dai tutor e il servizio ci segnala se stiamo mantenendo la velocità media corretta. Oppure Coyote ci avvisa su eventuali imprevisti che si possono incontrare mentre siamo alla guida. Queste segnalazioni su strada a lunga percorrenza sono disponibili sul display del dispositivo o dell'app fino a 30 km prima e in prossimità dello stesso viene comunicato anche via audio. L'allerta può essere confermata o annullata dal conducente una volta arrivato sul punto segnalato, anche tramite comando vocale, così da non togliere le mani dal volante per evitare ogni qualsiasi distrazione. Oppure può essere il primo a segnalare alla community qualsiasi tipo di ostacolo o pericolo si possa incontrare. Inutile sottolineare che queste informazioni permettono di adeguare il comportamento al volante per una guida più sicura e rilassata. Ma c'è di più, Coyote rilascia quotidianamente degli aggiornamenti al servizio in merito a limiti di velocità, nuove postazioni di controllo e fornisce delle mappe costantemente aggiornate. È operativo perfino un team on the road che verifica la veridicità delle informazioni. A questo punto verrebbe da dire, più di così non è possibile. Ed invece c'è dell'altro, Coyote mette a disposizione anche il servizio Le mie statistiche, una sorta di diario di bordo personalizzato che consente il monitoraggio dei dati personali, mostrando ad esempio le distanze percorse, il tempo di guida, la velocità media, il tempo trascorso nel traffico, in coda e il numero di avvisi ricevuti riguardanti le situazioni del traffico, autovelox ed eventuali imprevisti. Una funzione che mira ad ottimizzare la propria guida e la scelta dei nostri percorsi, nonché ad aumentare il coinvolgimento nella community Coyote. In sostanza, la tecnologia oggi è diventata il nostro compagno di viaggio più affidabile, una presenza consigliabile per ciascuno di noi e forse indispensabile per chi utilizza l'auto come strumento principale per il proprio lavoro. Oltre al vantaggio di una guida più sicura, possiamo evitare sanzioni o, nel caso peggiore, anche il decurtamento dei punti sulla patente. Insomma, non ci sono più scuse. In studio oggi ci ha raggiunto la nuova Mini Clubman, un modello che da sempre ha avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico. È la nuova edizione ed è ancora più ricca di contenuti e maggiormente confortevole. Vediamo. Buonasera cari telespettatori, benvenuti anche da parte mia. Oggi parleremo dell'universo Mini. Vado subito quindi a presentarvi il nostro ospite con cui approfondiremo tutti i segreti della nuova Mini Clubman. È con noi Stefano Ronzoni, direttore di Mini qui in Italia. Ciao Stefano. Buonasera Alice, buonasera a tutti. Ciao e grazie di essere venuto a trovarci, di aver accettato il nostro invito. L'universo Mini è un universo che ci affascina sempre. Qui protagonista, lo dicevo prima, nei nostri studi, la nuova Clubman. Una vettura che, ne abbiamo parlato prima, microfoni spenti, davvero unica. Nel segmento i vostri concorrenti nessuno ha osato imitarla. Secondo te qual è il segreto di questa sua esclusività? Il segreto parte da molto lontano, perché in realtà il primo modello vede la luce nel 1969 e il segreto sta nel fatto che questa è una macchina che nel segmento in cui opera, che è il segmento C, risponde a quelle che sono le esigenze del cliente, ovvero risponde, e basta guardarla, risponde a una forte richiesta di stile, a una forte richiesta di design, e poi c'è gli altri aspetti che richiede il cliente in questo segmento, sono la sicurezza e la sportività. È una macchina che incarna il DNA Mini,
quindi in realtà guidandola ritrovi il go-kart feeling, ritrovi le linee che hanno caratterizzato il successo di Mini, offrendo uno spazio maggiore rispetto alla Hatch, quindi alla 3 e alla 5 porte. Quindi il segreto di fatto è qui, oltre al fatto io aggiungerei che è una macchina unica, quindi chi vuole differenziarsi non può non guardare con attenzione, non può non trovare le risposte che cerca nella Clam. Peraltro io tra gli aggettivi di cui parlavi prima aggiungerei anche una vettura molto versatile. Io peraltro quest'ultima generazione l'ho avuta in prova circa una decina di giorni fa, versatile ed estremamente comoda. Uno si aspetta che la Mini sia estremamente rigida e invece tutt'altro. Ecco, visto che ce l'abbiamo qui, raccontiamola anche un po' dal punto di vista estetico. Uno la vede e dice, ah sì, è una Clubman, però è cambiata sia internamente che esteticamente nella carrozzeria. Sì, è cambiata profondamente. In realtà, come sempre nei modelli Mini, c'è un fil rouge che rimane costante, che è questo design iconico che si sviluppa negli anni, rimanendo però fedele a se stesso, fedele alla prima disegnata da Alec Isigonis nel 1959. Quest'anno noi compiamo 60 anni. Quindi in questa evoluzione in realtà ci sono molti dettagli, che in realtà non sono dettagli, molti aspetti che sono cambiati profondamente. Partiamo dal frontale. Oggi il frontale è stato completamente ridisegnato, è molto più importante, è facilmente identificabile nello specchietto retrovisore. Quando tu oggi vedi arrivare uno dei nostri modelli non hai dubbi se stai vedendo una tre porte, una Clubman o una Countryman. Questo, il frontale della Clubman è veramente molto bello. Io poi sono un po' partigiano perché da sempre guido una Clubman, quindi perdonatemi l'entusiasmo. È stato rivisitato e rivisto anche il posteriore con i nuovi fari Union Jack, che sono stati introdotti per la prima volta sulla 3 e la 5 porte. Oggi sono stati introdotti anche sulla Clubman, però in orizzontale. Abbiamo i nuovi fari a LED con funzione Matrix degli abbaglianti e abbiamo rivisto anche le colorizzazioni e i cerchi, quindi una macchina profondamente evoluta. Continuiamo a parlare dei suoi contenuti, sei motori e anche la trazione integrale. Sì, ci sono, in realtà i motori sono sette, adesso ti dico perché sette. Perché sono tre motorizzazioni benzina, tre motorizzazioni diesel e la possibilità di avere la trazione integrale. Dicevo sette perché in gamma abbiamo appena introdotto sia per la Clubman che per la Countryman la nuova John Cooper Works da 306 cavalli, quindi stiamo parlando di un quattro cilindri con tecnologia Mini Twin Power Turbo, 4.9 secondi 0-100, e quindi in realtà le motorizzazioni sono 7. Qui colpisci al cuore qualcuno dei nostri telespettatori. Assolutamente, colpisce al cuore anche me, adrenalina pura, emozione pura, veramente una macchina sportiva sotto tutti gli aspetti. Parliamo invece di sicurezza a bordo e di tecnologia. Mini da sempre comunque ha avuto un occhio di particolare riguardo nei confronti del conducente e di tutti i passeggeri. Che tipo di sistemi di aiuto alla guida troviamo su Clubman? Come tutte le Mini sono, lo ricordavi tu, assolutamente avanzate da un punto di vista tecnologico. Partiamo dal ricordare l'inserimento di una SIM 4G che permette l'Intelligent Emergency Call, così come l'utilizzo di tutti i teleservices. Poi abbiamo chiaramente il sistema anticollisione, il sistema di evitamento dei pedoni, l'iBeam System, che è quella tecnologia che cambia l'uso di abbaglianti e anabbaglianti a secondo delle condizioni, e poi il Traffic Sign Recognition, che è quel sistema che comunica al driver, al pilota, i diversi segnali che ci sono lungo la strada. Ovviamente l'Active Cruise Control, così come tutto l'aspetto di connettività che ti permette di gestire la tua attività quotidiana insieme agli aspetti di mobilità. Cambiamo argomento perché comunque anche Mini ormai è in griglia di partenza con la sua versione elettrica, Mini E. Noi l'abbiamo già assaporata, chi ha avuto la fortuna di stare al Salone di Francoforte, insomma, l'ha vista in anteprima. Sono curiosa di sapere cosa ne pensa il pubblico di questa nuova Mini elettrica. Le reazioni del pubblico sono assolutamente positive, con grosso entusiasmo, anche perché di fatto la macchina è in perfetto stile Mini,
una macchina che garantisce un'attenzione sempre più forte verso l'ambiente, che è un tema importante per tutti, e l'inalterato piacere di guida. Qual è la filosofia Mini nel campo dell'elettrificazione? Nel senso, sappiamo che ci sono delle versioni ibride, il futuro, se puoi raccontarcelo a breve termine, del marchio da questo punto di vista, cosa ci riserva? Nel 2008, pochi lo sanno, una flotta di 600 Mini ha percorso migliaia di chilometri per testare la tecnologia elettrica che poi sarebbe stata sviluppata all'interno del gruppo. Nel 2017 abbiamo lanciato la prima motorizzazione ibrida con la Countryman SE e adesso iniziamo la produzione della prima Mini elettrica. L'elettricità farà parte del futuro di Mini, sarà, così come per il gruppo BMW, sarà una motorizzazione aggiuntiva. Quindi noi manterremo le motorizzazioni oggi in gamma, quindi i motori benzina per quanto riguarda le piccole, i motori benzina e diesel per quanto riguarda invece Clubman e Countryman, e aggiungeremo la motorizzazione elettrica. Quindi sarà una motorizzazione aggiuntiva. Bene Stefano, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia, abbiamo toccato tanti argomenti, però il tempo purtroppo a Safe Drive corre sempre veloce, quindi l'appuntamento è a questo punto tra qualche mese, magari con una Mini elettrica. Più che volentieri, grazie di nuovo. Grazie ancora Stefano, grazie anche ai nostri telespettatori, quindi io riconsegno il testimone ad Elisa. Si conclude così la puntata 555 di Safe Drive, ma prima di salutarvi vi ricordo come sempre che potrete ritrovare tutti i servizi andati in onda sino ad oggi sul canale Safe Drive Channel di YouTube e anche sul nostro sito internet www.safe-drive.it. Non dimenticate anche che potete mettervi in contatto con la nostra redazione, l'indirizzo è info@safe-drive.it e soprattutto interagire attraverso i nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter. Per oggi amici è davvero tutto, ci vediamo la settimana prossima con l'ultimo appuntamento datato 2019. Tra 7 giorni esatti, stesso canale, stessa ora, vi aspetto tutti. Ciao!